Fratelli e sorelle, nella festa di Natale si è soliti farsi gli auguri. Che cosa vuol dire fare gli auguri? Si utilizza una parola che viene dal mondo pagano, ma che potrebbe essere tradotta come dare una buona notizia. In qualche modo desiderare per gli altri e per noi il bene. Pensare e desiderare un futuro autentico. Una parola buona che apra al futuro, che apra alla vita. E qual è questa parola buona? È quella che abbiamo ascoltato nel testo del Vangelo di Giovanni, nell'apertura del suo libro, che richiama l'inizio stesso di tutta la Bibbia, in principio. E poi utilizza un termine che è stato tradotto in tanti modi, e che noi diciamo verbo, in principio era il verbo, in greco logos, e il logos, il verbo, fin dal principio, da sempre, era presso Dio, era Dio. E abbiamo ascoltato anche nel testo della lettera agli Ebrei che tutto è stato fatto attraverso di Lui, la realtà intera è piena di questa parola, di questo verbo, di questa logica che è la realtà stessa di Dio. Ma in questo modo la parola, la logica di Dio sarebbe rimasta ancora astratta, difficile da comprendere, forse impossibile da raggiungere. Ha avuto bisogno di un avvenimento, ha avuto bisogno che si trasformasse in realtà concreta, si trasformasse in carne e si trasformasse in carne umana. Ecco allora il versetto più bello e forse più importante di tutto il Nuovo Testamento, il versetto 14 del primo capitolo di Giovanni. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Dio è sceso dall'alto, è sceso dalla sua maestà infinita e creatrice per farsi creatura come noi, per entrare nella nostra storia, per assumere la nostra identità. Si è fatto carne in Gesù, il figlio di Maria Vergine. Si è fatto visibile in Gesù, che ha assunto la nostra vita dal primo vagito dell'infanzia fino alla morte e ha scelto anche la peggiore. Ma attraverso questo ha risollevato l'umanità intera alla vita vera, alla salvezza, alla risurrezione. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ce lo ripetiamo questa sera insieme qui, in questa chiesa voluta e abitata da Padre Pio, che per anni è stato l'esempio vivente della carne sofferente e nello stesso tempo gloriosa di Cristo, icona di Cristo incarnato, crocifisso e risorto. È impossibile quindi slegare il Natale dal mistero intero della vita divina e umana.
Il Dio che si fa carne, assume la nostra storia, muore per noi, per riportarci a Dio. Detto così, sembrano parole di teologia e forse anche belle e simpatiche, profonde, ma se Dio ha fatto questa scelta, si è fatto carne, ha assunto la nostra vita, allora la nostra risposta deve essere quella di riconoscerlo nella carne. C'è un testo molto bello e significativo di Jean-Paul Sartre, filosofo ateo, ma che negli anni prima della guerra scelse anche di scrivere un testo teatrale, si intitola Barriona, il figlio del tuono, e interpreta Maria anche di fronte al suo figlio appena nato e gli fa dire: ma tu sei Dio, mi assomigli. Sì, Dio facendosi carne, entrando nella nostra storia, calpestando tutte le nostre geografie, si è fatto simile a noi, ci assomiglia. Se lo vogliamo riconoscere, vedere, dobbiamo chinarci gli uni sugli altri, in modo particolare su chi è lontano, solo e sofferente, per riconoscere Dio e la somiglianza che abbiamo con Lui, partendo dai più lontani. Sempre in quell'epoca, il testo di Sartre era del 1940, l'anno d'inizio della guerra, un grande prete italiano, Don Primo Mazzolari, che San Giovanni XXIII definì poi, quando diventò Papa, le trombe dello Spirito Santo nella pianura padana, in una sua omelia di Natale definì il Natale così: il Natale è un grande dono per la povera gente, un grande dono per la povera gente. Per accogliere questo dono abbiamo bisogno di farci poveri, di riconoscerci tra i poveri, tutti, e di tendere la mano ai poveri, a chi ha meno di noi nelle varie forme. E aggiungeva che questo grande dono fatto alla povera gente poteva essere paragonato all'alta marea. Lui viveva ai bordi del Po, lontano dal mare, all'alta marea, e le spiegava il perché. Perché l'alta marea inesorabilmente raggiunge i più lontani e raggiunge anche coloro che sono stati allontanati. Il mistero del Natale, del Dio che si è fatto carne ed è venuto in mezzo a noi, ad abitare in mezzo a noi, la traduzione corretta sarebbe a piantare la sua tenda in mezzo a noi, in mezzo a questa umanità. Ecco, sta tutta qui, nell'accogliere questo dono e nel raggiungere i punti più lontani delle geografie fisiche, ma anche delle geografie psichiche e spirituali, quelle che albergano lontano dentro di noi da evangelizzare. Ieri ho fatto un po' il birichino, avevo detto e fatto scrivere
che avrei celebrato l'Eucaristia in cattedrale e invece non mi sono presentato in cattedrale. E alla stessa ora sono andato a celebrare l'Eucaristia in una delle parrocchie che ritengo più periferiche della nostra zona, a Borgo Mezzanone, una piccola parrocchia di un borgo che ha cambiato la sua identità a motivo della presenza del campo, della pista, degli extracomunitari, il più grande campo della Puglia. Partendo di lì ho sentito quanto sia vero che il Natale vuole, come l'alta marea, raggiungere i più lontani. Ma mi sono sentito anch'io lontano. Lontano se non accolgo gli ultimi. Lontano se non mi chino verso chi ha bisogno. Lontano se non denuncio le ingiustizie presenti, ancora presenti, nel nostro mondo, nella nostra storia, nei nostri ambienti. Vorrei allora legare al Natale tre parole che credo ci interessino veramente tutti e stanno in qualche modo nell'etimologia della città dove è nato Gesù, il verbo che si è fatto carne, Betlemme. Betlemme vuol dire casa, la prima parola è casa, Bet. Dio, venendo nel mondo, ha fatto casa in mezzo a noi, ha preso casa in mezzo a noi, ha scelto la forma forse della casa più mobile, la tenda, ma ha fatto casa. C'è bisogno di casa, c'è bisogno di case. Quante persone, anche qui in Gargano, nel Foggiano, in Puglia, sono ancora senza casa, ridotti a vivere in campi profughi che poi si organizzano tra di loro, o andare ad abitare casolari diroccati in mezzo alle nostre campagne, o a cercare affitti da gente strozzina in camere con tantissime persone. Anche qui è un'ingiustizia. Se c'è Natale, dobbiamo dare casa innanzitutto a tutti. E dando casa a tutti, diamo casa a Dio. E oltre alla casa, dalla casa si entra e si esce per le relazioni vere e per una relazione che rende degna la vita dell'uomo. E allora la seconda parola, che non sta nell'etimologia di Betlemme, ma la comprende nel significato, pensando ai pastori, è lavoro, lavoro. Se avete ascoltato o che ha avuto l'occasione di ascoltare l'omelia del Papa di ieri alla messa della notte, ha avuto parole toccanti e importanti sul lavoro. È vero che il lavoro rende degna la persona, dignifica. Chi è senza lavoro perde di dignità, ma non qualsiasi lavoro è lavoro. Deve essere un lavoro degno. Anche qui, quanta ingiustizia ancora in mezzo a noi, quanti lavori che non sono lavori, quanto sfruttamento
attraverso il caporalato ed altre forme di organizzazione. Sfruttamento di persone che poi chiamiamo irregolari. Ma ci dobbiamo domandare chi è l'irregolare, chi è sfruttato nel lavoro o chi lo sfrutta e organizza una situazione indegna per l'uomo, solo per fini di interesse privato e di denaro. L'irregolare è chi utilizza e gestisce un certo tipo di lavoro che diventa schiavitù, schiavizzante. Quanti lavori così purtroppo ci sono ancora e poi ci lamentiamo perché contiamo anche i morti sul lavoro e sappiamo che capita non solo a quelli che chiamiamo extra comunitari, ma anche ai nostri. E poi perché extra? Chi è extra? Chi è fuori? Chi si può dire fuori da questo mondo dove Dio è venuto a fare casa, a piantare la tenda per sé e per tutti? E una terza parola, questa è contenuta nel termine della città di Betlemme. Betlemme vuol dire casa del pane, pane. E forse l'elemento, il cibo che dovrebbe dirci maggiormente il significato del Natale. Pane. Ci sono tantissime belle città della nostra Puglia e del nostro Gargano legate al pane, di panificatori. Ricordo la mia prima visita a Monte Sant'Angelo una sera e il profumo del pane che usciva per quella città. Gesù non solo si è fatto carne, ma si è fatto anche pane. Celebriamo l'Eucaristia. Non solo si è fatto simile a noi in tutto, fuorché il peccato, assumendo la nostra condizione umana, come abbiamo ascoltato e ripetuto nelle letture di questa sera, ma si è fatto anche per noi pane. Accogliere il Natale significa fare delle nostre persone un profumo di pane, fare in modo che la nostra vita profumi di pane per tutti, sia capace di alimentare le relazioni, di quel bene, di quella tenerezza, di quella pace, in altre parole, di quell'amore senza il quale la vita non ha senso e sarebbe solo schiavitù o inutilità. Ecco, l'augurio che vi voglio fare questa sera è questo: sentirci povera gente, ma impegnata a costruire case autentiche, a valorizzare il lavoro, ad essere gli uni per gli altri profumo e gusto di pane che dà vita. E quanto ci dice Gesù e ha fatto Gesù venendo ad abitare in mezzo a noi. E così, guardandoci gli uni gli altri con sincerità in volto, potremo dire: sì, Dio, sei qui e mi assomigli. Amen.